Spunti di vista. In questo spazio parliamo delle attività del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. Ne parliamo insieme con la Presidente Serena Stefani e con l'Ingegner Serena Ciofini, che è capo del settore difesa idrogeologica. Grazie per essere qui insieme con noi a Spunti di Vista. Presidente, sono molte le iniziative che vi vedono coinvolti in questo periodo. Una di queste, per esempio, forse anche la più recente, è quella che si è svolta a Figline Incisa con Splasticando. Quindi voi state conducendo questa battaglia per limitare il più possibile la presenza della plastica lungo i corsi d'acqua. Sì, è un lavoro in realtà che parte da lontano, diversi sono i progetti che nel tempo abbiamo portato avanti per sensibilizzare la cittadinanza a un corretto rapporto con il fiume e quindi a evitare l'abbandono di plastiche. Lo abbiamo fatto con Amico Cimbindue andando nelle scuole, l'abbiamo fatto aderendo a un'iniziativa della Regione Toscana che voleva salvare le tartarughe marine perché la prima causa di morte delle tartarughe marine sono proprio le microplastiche. E quindi la Certo. regione aveva fatto un progetto, prima di tutto per limitare la presenza di plastiche nel mare attraverso anche un accordo con i pescatori, poi un lavoro di pulizia delle spiagge e poi un lavoro proprio con i consorzi per pulire i corsi d'acqua ed evitare che da aree interne come le nostre la plastica arrivasse fino al mare. E ora abbiamo pensato di portare avanti questo progetto con l'autorità di bacino, con questo progetto che si chiama appunto Splastichiamo i fiumi e quindi vuole portare la cittadinanza tutta e in particolare i più piccoli a stare attenti a buttare plastiche nei nostri corsi d'acqua, perché poi queste dai territori più interni, oltre a essere un ostacolo dal punto di vista idraulico e quindi a provocare dei problemi relativi alla sicurezza idraulica, creano anche problemi importanti dal punto di vista ambientale. Ecco Presidente, questo ha detto è frutto di un accordo, di un'intesa con l'autorità di bacino, se non sbaglio, dell'Appennino Esatto. settentrionale, che ha la durata, quanto dura questo progetto? Allora, è un progetto che parte ora e in realtà dura 2 anni, quindi da adesso per i prossimi 2 anni avremo diverse iniziative che porteremo avanti con le scuole e con la cittadinanza proprio per cercare di stimolare e sensibilizzare la cittadinanza su questo. Proprio a Figline, con l'occasione, Ecco, poi abbiamo avevamo fatto anche dei delle immagini laboratori. proprio riferite proprio ai laboratori di Figline Valdarno, di Sì, Figline lì Incisa. abbiamo messo su 2 laboratori, uno con un dispositivo Flumina che abbiamo già utilizzato peraltro anche in altre occasioni, che riproduce il corso d'acqua e insieme ai ragazzi e a chi vuole cimentarsi proviamo a urbanizzare il territorio e quindi a capire quanto è importante anche una corretta urbanizzazione del territorio, la costruzione di una strada piuttosto di una casa o di una scuola, tenendo conto della presenza fisica del corso d'acqua e quindi lasciandogli anche i suoi spazi. E l'altro laboratorio invece era proprio specifico sulla plastica, quindi recuperando le plastiche che troviamo purtroppo ancora oggi nei nostri corsi d'acqua, vengono trasformate. Anche grazie a una particolare stampante a 3D in oggetti che poi possono essere riutilizzati nella vita comune. Ecco, dobbiamo dire che Splasticando è sicuramente una delle iniziative più importanti che il Consorzio di Bonifica sta portando avanti in questo periodo, però evidentemente l'opera primaria rimane quella della manutenzione dei corsi d'acqua. Ne parliamo con l'ingegner Serena Ciofini, che lo ricordiamo è capo settore difesa idrogeologica. Ingegnere, anche il 2024 è stato un anno particolarmente ricco di interventi sui corsi d'acqua da parte vostra. Sì, senz'altro. Gli interventi che avevamo programmato per il 2024 sono ormai a termine. La parte più consistente è, come al solito, rappresentata dagli interventi di manutenzione ordinaria. Quest'anno sono stati circa una settantina i lotti, di interventi che abbiamo realizzato e, a fine anno, arriveremo a spendere quasi 9 milioni e mezzo. Questi sono gli interventi che consistono nel mantenere le sezioni idrauliche libere, quindi capaci di accogliere il normale deflusso delle acque. A questi interventi ovviamente si sommano anche quelli di manutenzione straordinaria,
Il Consorzio ha intercettato una serie di finanziamenti negli ultimi anni e ha portato avanti circa 6 milioni e mezzo in totale di lavori, tra cantieri che erano già iniziati, quindi abbiamo concluso nel 24, altri dei quali ha portato avanti la progettazione e altri che sono in via d'ultima azione, tra i quali in particolare ricordiamo attualmente siamo al lavoro sul torrente Sellina e Rio Fossatone e abbiamo realizzato un nuovo corso d'acqua presso via Salvadori. Verso via Salvadori, anche perché l'impressione sono corsi d'acqua piuttosto pericolosi quando caricano la loro portata, anche perché immagino provengano dalla montagna di Lignano, se non sbaglio. Ebbene sì. E quindi voglio dire hanno anche una pendenza anche abbastanza forte. Sappiamo che hanno allagato, anche inondato alcune zone alla periferia di Arezzo, penso per esempio anche allo stesso Bagnoro, dove sono in corso diversi interventi di sistemazione. Interventi quindi vicino ai centri urbani, ma non soltanto vicino ai centri urbani, ci sono anche interventi di manutenzione, per esempio, che vengono fatti in aperta campagna. Certo, in aperta campagna, ad assicurare anche lì il deflusso idraulico o comunque anche nelle zone di altura, è importantissimo anche la bonifica montana, tutte le attività che si possono fare in montagna proprio per proteggere anche le pianure, perché poi dopo quando questi corsi d'acqua cambiano rapidamente la loro pendenza, a quel punto è lì che c'è il maggiore rischio di allagamenti in caso di eventi estremi. Presidente Stefano, lei è stata rieletta proprio non molto tempo fa, di nuovo Presidente del Consorzio. Chiedo scusa, no? Ancora no. Ancora no? Ancora no. Però siamo in prossimità allora. Sono stata rieletta all'interno dell'Assemblea, quindi sono una delle consigliere elette nella nuova Assemblea. Ecco, allora precisiamo, molto corretta anche la sua valutazione, quindi ci sarà evidentemente da aspettare per vedere quelli che saranno gli sviluppi. Ad ogni modo, il fatto che ci sia stato questo riconoscimento dimostra in fondo che il suo lavoro nel corso del precedente mandato è stato sicuramente apprezzato. È stato un lavoro piuttosto impegnativo che avete condotto, direi, ad ampio raggio su tutto il territorio. Sì, è stato un lavoro, quello dei 5 anni passati, principalmente volto ad aprirsi e a raccontare cosa il Consorzio fa quotidianamente. Il Consorzio è un ente operativo che sta nel territorio, programma ed effettua interventi di manutenzione ordinaria, che sono interventi importantissimi per mantenere i territori sicuri e i corsi d'acqua efficienti dal punto di vista idraulico. Ovviamente con i cambiamenti climatici in atto abbiamo visto che non sempre la manutenzione ordinaria è sufficiente, ecco, questo è un problema per garantire la sicurezza dei territori. E quindi c'è bisogno di tanti interventi nuovi e straordinari per appunto sanare criticità esistenti anche nel nostro territorio. Per questo i consorzi anche a livello nazionale hanno fatto una richiesta al governo per individuare una somma importante per la messa in sicurezza del paese e iniziare a lavorare sempre di più in prevenzione e non solo in emergenza. Ecco, lei lo ha ricordato spesso, l'importanza della prevenzione è fondamentale, probabilmente anche perché nel corso degli anni passati la prevenzione è stata anche un po' trascurata, dobbiamo dire, no? In fondo. Allora, bisogna capire cosa si intende per prevenzione. I consorzi in Toscana, così come sono oggi, lavorano quotidianamente sulla prevenzione attraverso la manutenzione ordinaria. È anche vero che nel passato troppo spesso si sono fatte scelte, soprattutto urbanistiche, non troppo oculate, che non hanno tenuto troppo spesso conto della presenza di un corso d'acqua e quindi si è costruito troppo vicino, si è costruito in luoghi anche che dai toponimi risultano, no? Facilmente colpiti in caso di piogge abbondanti. Bagnoro stesso, che ricordavi prima, ricorda, no? Che è una zona abbastanza facilmente allagabile. E quindi oggi c'è bisogno di scelte urbanistiche nuove e fare interventi nuovi proprio per mettere in sicurezza porzioni dei nostri territori che altrimenti, in caso di eventi, tutt'oggi possono finire sott'acqua.
E questa è la missione del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, impegnato su tutto il territorio, fra l'altro un territorio, dobbiamo ricordare, anche molto esteso con tutte le problematiche, alcune delle quali diverse l'una dall'altra. Noi ringraziamo la Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, Serena Stefani, e l'ingegnere Serena Ciofini, che è capo responsabile del settore della difesa idrogeologica. Grazie per essere state qui insieme con noi a Spunti di Vista. La linea per il momento può tornare alla regia.